13 tappe in Toscana per tastare il polso della situazione, da Cecina al Val d'Arno. Una giornata sul territorio per l'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in vista delle europee e delle amministrative di domenica prossima. Una risposta ad una economia che ancora arranca. Abbiamo bisogno, credo, di ridurre le tasse sul lavoro, perché abbiamo un divario competitivo con altri paesi europei che deriva dal fatto che le nostre imprese pagano più tasse di altre e questo rende più bassi mediamente rispetto a paesi simili al nostro gli stipendi, i salari, soprattutto quelli un pochino meno ricchi, e questo, diminuendo il potere d'acquisto delle famiglie, fa un circolo vizioso. Se ci si mettesse addirittura questa minaccia di abolire gli 80 euro sarebbe ancora peggio. Noi dobbiamo fare esattamente il contrario, cioè avere in chi vive di stipendio e di salario più capacità d'acquisto per rimettere in moto l'economia e non meno potere d'acquisto. Un PD che, almeno in campagna elettorale, sembra aver fatto pace con se stesso, come conferma lo stesso ex premier. Il PD più che non può limitarsi a far pace con se stesso, deve tornare a essere competitivo, e penso che il risultato delle europee ci darà questo risultato. Il Partito Democratico che torna a essere competitivo con le liste nazionaliste e populiste.